Amiche e amici di Sport Più TV, non potevamo perdere l'appuntamento con il tennis, con gli ATP, e qui abbiamo trovato nella casa di media Giorgio Viberti, che ci presenterà l'ultima opera che ha realizzato, che ha ripreso anzi con Paolo. Siamo qui in questo salone dove c'è la storia del tennis, come potete vedere, che vi invitiamo a venire a visitare nella zona di Piazza Castello. Giorgio, cosa troveremo in questo libro? Allora, intanto è un libro che abbiamo scritto a quattro mani. Io sono Giorgio Viberti, ho lavorato per 40 anni come giornalista sportivo alla Stampa. Mio fratello gemello ha lavorato a Tutto Sport più o meno per lo stesso periodo. In questi 40 anni ne abbiamo vissute di tutti i colori. E allora ci siamo detti, perché non facciamo un libro che racconti le storie di campioni che magari abbiamo anche conosciuto o sui quali abbiamo scritto, e che rappresentano un po' la nostra vita. E fra questi campioni cogliamo l'occasione, in questa casa tennis che sta per ospitare le ATP Finals di Torino, per parlare di questo signore qua. Eccolo qua. Questo è stato un grandissimo campione, il primo grande tennista di colore. Si chiamava Arthur Ashe, era nato nel 1943 e purtroppo è morto prematuramente a nemmeno 50 anni per una malasorte terribile. Lui contrasse il virus dell'AIDS da un'emotrasfusione in seguito ad un intervento chirurgico, e quindi diciamo fu uno dei primi casi di malasanità, se possiamo chiamarlo così. Perché parlo di Arthur Ashe? Ecco, intanto qui vi faccio vedere il nostro libro, ecco, i grandi campioni del il buio oltre la gloria, i grandi campioni dello sport contro l'ultimo avversario. Ecco un po' la chiave di questo libro. Sono 40 storie di grandissimi campioni che sono stati assolutamente protagonisti nelle rispettive discipline. Sono comprese ben 17 discipline sportive, tutti i più grandi sport del mondo, ma che poi per disavventure, per incapacità, per problemi di varia natura, anche per il destino avverso, non sono stati altrettanto abili nel gestire il dopo carriera, quando i riflettori si spengono, anzi addirittura alcuni sono deceduti anche prima di finire la loro carriera. Tanto per fare alcuni nomi, ci sono ovviamente campioni notissimi come Gigi Meroni, visto che siamo a Torino e Gigi Meroni abitava non troppo distante da qui, grande campione del Toro, la farfalla granata, o Fausto Coppi, o Marco Pantani, o Gilles Villeneuve, o Ayrton Senna. Una curiosità, ci sono anche due cavalli. Io e mio fratello siamo tuttora appassionati di ippica, siamo stati anche guidatori di trotto e abbiamo voluto inserire in questa ristretta elite due grandissimi campioni dell'ippica, cavalli dell'ippica, un trottatore, si chiamava Tornese, è stato il più grande trottatore indigeno italiano prima di Varenne, e un altro puro sangue, quindi galoppatore, si chiamava Nearco, è stato forse addirittura più grande dell'immenso Ribot. 14 corse senza sconfitte, Ribot portò a 16 questo tabellino di marcia senza sconfitte. Sono due storie bellissime e vi dirò che sia io sia Paolo ci siamo emozionati nello scriverle, perché ci sono anche di personaggi conosciutissimi, appunto come Senna, Villeneuve, Coppi, Pantani, Valentino Mazzola e lo stesso Meroni. Ci sono degli aneddoti che magari non tutti conoscono e che vale la pena ricordare e che testimoniano della grandezza di questi immensi personaggi. È un libro in 40 capitoli, uno per campione, quindi molto agile da leggere. È un po' una storia, una panoramica storica dello sport che credo possa interessare anche chi non si occupa di sport o non sia un appassionato sportivo, perché parla un po' della vita in genere.
Quindi si tratta di un'opera storica di una serie di vicende, di campioni, tante imprese riviste, rivisitate, magari anche un po' da dietro le quinte, raccolte in un libro che mi piace sottolineare. Io e Paolo venderemo, ed è tuttora in vendita anche su internet, anche per raccogliere dei fondi da devolvere in beneficenza. Io e Paolo crediamo che lo sport e il giornalismo ci abbia dato l'opportunità di vivere delle emozioni stupende, e quindi quasi per sdebitarci vorremmo restituire un po' quello che la vita, la sorte ci ha dato il privilegio di vivere. Quindi ripeto, Il buio oltre la gloria, i grandi campioni dello sport contro l'ultimo avversario, di Giorgio Paolo Viberti. L'editrice è la Ever, una piccola casa editrice ma molto appassionata di sport, di Elena Verlucca, che ringrazio per la fiducia che ci ha dato.